Allora, buongiorno a tutti. Oggi è il 17 giugno del 2021, giovedì. Consiglio la prima circoscrizione, così come da ordine del giorno del mese di maggio 2021, in assenza del presidente Massimo Cassia, presidente del vicepresidente Antonio Nicolao. Chiedo al dottore Di Prima, nella qualità di segretario della seduta, di avviare l'appello nominale. Prego. Buongiorno. Castiglia. Nicolao. Buongiorno Presidente, accetto la Cereale. registrazione. Imperiale. Presente. Imperiale presente. Pitarresi. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Randazzo. Presente, buongiorno a tutti. Torci. Torci. Presente. Tramuto. Presente. Buongiorno, presente. Valenti. Presente, buongiorno. Venturella. Presente, buongiorno. Petrano. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Presidente, 9 presenti e un assente. Castiglia. Perfetto, constatata la sufficienza del numero legale, dichiaro aperta la seduta odierna. Nominiamo tre scrutatori, la consigliera Pitarresi, consigliere Randazzo e consigliera Petrano. Approvazione per appello nominale, prego. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Presidente, non ho sentito i nomi degli scrutatori. Pitarresi, Randazzo e Petrano. Pitarresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Torci. Torci. Favorevole. Amuto. Tramuto. Valenti. Ora posso sapere cosa stiamo votando perché mi sono dovuto allontanare un secondo. Disputatori, disputatori, capito, chi sono? Pitarresi, Randazzo, Petrano. Ok, grazie, favorevole. Venturella. Favorevole. Petrano. Favorevole. Presidente, tutti favorevoli all'unanimità. Perfetto, allora chiedo se ci sono comunicazioni particolari, capigruppo, consiglieri, colleghi, prego. Allora, se non ci sono comunicazioni, ci sono consiglieri. Scusate, ma io non sento niente, perché ci sono in sottofondo dei microfoni. Neanche io. Posso avere i microfoni aperti? Potete chiudere i microfoni, grazie. Allora, dicevo, dottore Di Prima, ci sono verbali da leggere? Presidente, scusi, forse non mi ha sentito, c'erano i microfoni aperti. Devo comunicare se posso. Prego, consigliera Pitarresi, prego. Sì, Presidente. Ieri ho provveduto a fare nota per quanto riguarda delle basole completamente rialzate, dissestate, in via Matteo Bonello, angolo, ingresso via Fastuca. Sono delle basole molto pericolose, si sono completamente sollevate e al passaggio di una macchina o di un qualsiasi veicolo, ma anche di un pedone, sono molto appuntite. Sono molto, molto rischiose proprio per l'incolumità pubblica. Ho provveduto già a comunicare sia all'ufficio città storica che al fondo della Polizia Municipale, ma hanno risposto che deve essere inserito nell'accordo quadro.
Presidente, dico, stiamo parlando di una situazione in emergenza, basta mettere un po' magari di cemento e di sistemare il tutto per ripristinare i luoghi e renderli sicuri. Dico, c'è bisogno per andare ad agganciare quattro puzzle dell'accordo quadro. Quindi dobbiamo cercare di far ripristinare al più presto questo punto, perché è molto pericoloso. Sono passate delle macchine, si sono bucate delle ruote, è passato il motorino, è caduto e si è fatto male. Quindi la situazione è abbastanza grave. Grazie, Presidente. Allora, consigliera Pitarresi, per come ce la racconta lei, la situazione è grave, per cui io dico, oltre a fare le richieste cartacee e quindi seguire un po' la burocrazia, io credo che lei debba chiamare la Polizia Municipale affinché... Allora, dico, la Polizia Municipale poi si attiverà attraverso la RAP per far chiudere questo pezzo di transito pericoloso. Al momento, ma dove si trova questo posto? Con la capogruppo imperiale, dico, non mi pare di poter attenzionare in maniera diversa, tranne quello che, qualora la presidenza di circoscrizione debba trasmettere con urgenza la sua nota, sicuramente questo verrà fatto. Per rispondere al capogruppo imperiale, via Matteo Bonelli. Allora, posso dire una cosa in merito, Presidente, a questa situazione? Prego, consigliere Tramonti. No, era giusto per sottolineare che era stato fatto un intervento da parte di RAP, ero lì presente io, come al solito con la pece, hanno cercato di incastrare queste basole, ma a quanto pare, quanto giustamente riferisce la consigliera Pitarresi, non è servito a nulla, si sono di nuovo dissestate tutte le basole. Quindi credo che con l'esempio di usare la pece per cercare di incastrare le basole, ma soprattutto l'asfalto a freddo, che non ha la stessa forza di un asfalto passato a grandi temperature, è la dimostrazione che non funziona. Non funziona perché molto spesso si applica e dopo qualche giorno tende nuovamente a sfaldarsi e a ridursi di nuovo in polvere. Quindi come vediamo si cerca sempre di risolvere i problemi non facendo altro che continuando a creare problemi. Grazie Presidente. Presidente, però questo che segnala il consigliere Tramuto è un altro punto, perché in queste non c'è pece in queste basole. Se all'inizio via Matteo Bonello dico lo fa tu, che è stato fatto l'altra volta con la pece, ero io presente e l'ho visti lavorare. Non c'è più perché si leva. Questa è la dimostrazione che non serve a nulla. Sì, sì, sì. Va bene, dico, mi pare chiaro quanto vi siete detti e quanto abbiamo ascoltato. Dico, se non ci sono altre comunicazioni, io chiedo al dottore Di Prima se ci sono verbali da leggere. Prego, dottore Di Prima. Allora, Presidente Nicolau, io ho trasmesso ogni mattina il verbale del giorno precedente, quindi non so se l'avete letto, se siete nelle condizioni di poterlo, altrimenti non lo so, andiamo avanti. Dico, io fino a stamattina ho mandato il verbale di ieri. E quindi lo possiamo leggere allora? Allora, ci sono c'era il verbale pure che abbiamo apportato la correzione, ho apportato la correzione. Allora, quello di ieri. Quello della correzione. Leggiamo solo il passaggio della correzione e lo mettiamo ai voti. Prego, dottore Di Prima. Chiedo l'ausilio del signor Rocco. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Allora, il verbale che abbiamo sospeso ieri per apportare la correzione è il verbale numero 95 al 14 giugno 2021. La pagina, si ricorda lei se era la quarta, la quinta? Pagina 4. Intervento allora, Presidente Nicolau. Ah no, aspetta. Adesso mi ricordo se questa pagina 4 è. Sì. Sì, qua. Questo. Allora qua, quando dice il Presidente Nicolau, comunica che durante una passeggiata effettuata ieri pomeriggio in via Macqueda fino alla stazione, ha constatato la completa assenza di forze dell'ordine in un tratto di strada frequentatissimo e con monopattini e bici che sfrecciavano tra i pedoni. Chiede inoltre al signor Rocco di porre a video la foto scattata questa mattina in via Giovanni di Cristina.
dove si constata la presenza di una mole di ingombranti. Si augura che dal 1 luglio, grazie anche all'intervento e all'iniziativa del Presidente Castiglia, del Capogruppo Imperiale e del Consigliere Randazzo, tutto ciò non avvenga più. Ma se così non fosse, si interroga e interroga il Consiglio di quali mezzi abbiamo i consiglieri circoscrizionali per fare in modo di non essere imponenti di fronte a tale problematica evidenziata. Va bene così? Sul primo luglio, allora, Presidente Nicolao, mi scusi, lei io non ho qua le carte, un attimo. Lei ieri parlava di dell'entrata in vigore della della regolamentazione del mercato, dell'inizio della regolamentazione del mercato Una cosa, vicepresidente, io ieri mi sono poi andato ad ascoltare di nuovo la registrazione. Lei questo non l'ha detto, del primo luglio, era forse sottinteso e quindi non lo posso dire. Se non l'ho detto, allora andiamo avanti, mettiamo in votazione. Non l'ha detto, era sottinteso, ma lei parla soltanto del primo luglio, sono sicuro. Dottor, perché mi sono ascoltato la registrazione. Ho capito, non l'ho detto, va bene, andiamo, mettiamo in votazione il verbale così per come da voi corretto, perché vale quello che insomma è stato registrato e quello che è chiaro. Infatti, in ogni caso entrerà in vigore la regolamentazione del mercato del baratto. Questo era sottinteso, però dico non è stato detto, non lo posso. Non importa, prego, possiamo metterlo in votazione. E allora, stiamo votando il verbale 95. Allora, Castiglia. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Favorevole. Ciao Giacomo. Pitarresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Trano. Favorevole. Presidente, 9 votanti, 9 favorevoli. Perfetto, il verbale è stato approvato in condivisione con gli scrutatori Pitarresi, Randazzo e Vetrano. Confermo, Presidente. Possiamo leggere un altro verbale, dottor Rocco? Volentieri, abbiamo il verbale numero 96. Grazie. La procedo alla lettura. Verbale numero 96 del 15 giugno 2021. L'anno 2021 e il giorno 15 del mese di giugno si è adunato giusto avviso del Presidente, protocollo 322 dell'1 giugno 2021, al Consiglio della prima circoscrizione. Modalità videoconferenza mediante collegamento. Scusate, potete chiudere i microfoni. Ci sono dei microfoni aperti. Quanti microfoni aperti? Lo abbiamo detto che stiamo leggendo il verbale numero 96 del 15 giugno. Allora, la videoconferenza mediante collegamento telematico a distanza resta intesa il luogo della riunione da intendersi convenzionalmente presso l'OCA alla prima circoscrizione sito in piazza Giulio Cesare 52. La pubblicità della seduta verrà garantita alla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale YouTube. Presiede il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao, assiste in qualità di segretario il dottor Corrado Di Prima, esperto amministrativo della prima circoscrizione. Coadiuvato e collaboratore professionale amministrativo il signor Rocco Salvatore Alessandra Macaluso. Alle ore 9.44 il segretario procede all'appello nominale, oltre al presidente risultano presenti i consiglieri imperiale Salvatore, Pitarresi Maria, Randazzo Giuseppe, Tramuto Francesco, Valente Antonino, Venturella Tiziana e Vetrano Francesco. Il totale dei presenti è pari a 8. Assenti Castiglia e Sorci. Il presidente Nicolao procede alla nomina degli scrutatori e propone i consiglieri Pitarresi, Randazzo e Valente. L'Aula approva all'unanimità del consenso con conferma degli scrutatori. Presenti e votanti 8, assenti 2, Castiglia e Sorci.
il presidente Nicolau, non estendendo comunicazione, si procede all'ordine del giorno. Il signor Rocco pone a video e dà lettura della mozione al punto numero 10 dell'ordine del giorno. Affirma il consigliere Nicolau, avente per oggetto progetto di riqualificazione urbana in favore di discesa Masaniello. Alle ore 9.49 partecipa ai lavori d'aula il consigliere Sorci. Il presidente Nicolau non aggiunge nient'altro se non che la mozione vuole essere un'esortazione rivolta agli uffici che si occupano di decoro e cultura a migliorare il sito. La consigliera Venturella, il progetto è interessante e doveroso perché è una zona senza un'adeguata pulizia, pur se molto transitato, collegando due importanti arterie, quale la via Napoli e la via Venezia. La capogruppo della Commissione Cultura propone intanto il coinvolgimento della stessa per iniziative culturali e poi il coinvolgimento sia di altri uffici che dei commercianti e dei residenti per riqualificare il sito con la partecipazione anche di chi lo vive, facendoglielo sentire proprio. Il presidente Nicolau chiede di porre a video una foto relativa al sito. Il consigliere Tramuto segnala che rispetto a prima la situazione igienica e sanitaria è sicuramente migliorata, ed è un bene visto che il sito è affascinante è simile ad una galleria del nord. Dare lustro al sito con iniziative culturali è un ottimo spunto per sfruttare meglio il luogo. Propone il posizionare anche una luce per la sera perché è molto buio, aiuterebbe a contrastare bevacchi e abbandono dei rifiuti. Presidente Nicolau, la foto a video ritrae la saracinesca di un locale confiscato, colorata poi dai bambini. Ovviamente se il locale verrà riassegnato sarà tolta, ma è stato un modo per sostituire la bruttezza alla bruttezza e il bello. Il consigliere Valente lodeva l'emozione che si augura venga realizzata più presto. Si associa alla proposta del consiglio della collega Tramuto di illuminare la via per dare sicurezza ed è d'accordo anche a mettere le piante. Voterà favorevolmente. Il consigliere imperiale condivide l'iniziativa e si complimenta col presidente. La gente chiede piccole cose, segno di civiltà e realizzabile con una giornata di lavoro di un operaio, ma a quanto pare irraggiungibile. Niente viene fatto se non dal consiglio circoscrizionale con l'aiuto dei cittadini, mentre l'amministrazione resta assente. Da stamattina continua a ricevere segnalazioni fuoriuscite all'equame senza che l'AMAP intervenga. Consigliere Sorci fin da giovane continua a richiedere la pulizia della discesa e pertanto condivide pienamente la mozione. Si augura che si realizzi per dare dignità al luogo e alla gente che non ne ci spera più. Il sudiciume è l'intolleranza, ma purtroppo presente e diffuso. Inoltre, anche se l'accordo col posizionamento delle piante segnala che esse divengono spesso ricettacolo di rifiuti da parte degli incivili e non sono ripulite per la carenza di maestranza. Voterà comunque favorevolmente. Il consigliere Randazzo, mozione straordinaria, condivide quanto detto da tutti i colleghi. È necessario riqualificare il sito con un'approfondita pulizia straordinaria seguita dal decoro della discesa, molto transitata. Si augura che venga realizzata, lo voterà favorevolmente. Il presidente Nicolau, essendovi altri interventi da parte del consigliere, pone in votazione la mozione al punto numero 10 dell'ordine del giorno. Affirma il presidente Nicolau, avente progetto di riqualificazione urbana in favore di discesa Masaniello. Approvata alle ore 10.05 per appello nominale, unanimità del consenso, con conferma degli scrutatori presenti e votanti 9 assenti Castiglia. Il signor Rocco pone a video e dà lettura della mozione al punto numero 12 all'ordine del giorno. Affirma il consigliere Valenti, avente per oggetto il rifacimento strisce pedonali in via Porto Salvo. Il consigliere Valenti chiede il rifacimento delle strisce pedonali ormai totalmente sbiadite a tutela della sicurezza di chi li attraversa. Il consigliere Sorci certamente d'accordo con la mozione. Inoltre, lì vicino è presente una zona alberata piacevolissima da attraversare, ma che necessita di potatura. Voterà favorevolmente. Il consigliere imperiale, anche le strisce non ripristinate, nonostante le tante mozioni presentate, rappresentano un'altra questione irrisolta. Non si capisce perché si utilizza inoltre la vernice che sparisce con le prime piogge. Voterà comunque favorevolmente. Consigliere Randazzo, da anni si parla del problema della vernice che non dura a Palermo. Voterà favorevolmente perché è importante mettere in sicurezza chi attraversa. Il presidente Nicolau, non essendo altro intervento da parte del consigliere, pone in votazione la mozione al punto numero 12. Affirma il consigliere Valenti, avente progetto il rifacimento strisce pedonali in via Porto Salvo. Approvata alle ore 10 e 12 per appello nominale.
con conferma degli scrutatori. Presente e votanti 9, assente Castiglia. Signor Rocco pone avvio della lettura della mozione al punto numero 13 dell'ordine del giorno. Firma consigliera Pita Rese, avente progetto pulizia e spazzamento vicolo delle api, vicolo Caldomai, piazzetta Caldomai. La consigliera Pitarrese deve mandare la mozione sostituendo la data 2019 con 2021. Spiega che pur se tali vie rientrano nel piano dello spazzamento, essa sembra non sia stata assegnata ad alcun operatore. Il presidente Nicolò chiede alla collega se abbia bisogno di qualche minuto di sospensione per inviare l'emendamento che va votato. La consigliera Pitarrese è impossibilitata ad inviarlo adesso, può farlo più tardi. Il presidente Colau propone di accantonare in attesa dell'emendamento. Il signor Rocco pone avvio e dà lettura alla mozione al punto numero 14 all'ordine del giorno, a firma consigliera Vetrana, avente per oggetto controlli in piazza Mele, area pedonale trasformata in parcheggio abusivo. La consigliera Vetrano chiede di mettere a video le foto e descrive la zona che dovrebbe essere pedonale, ma i paletti dissuasori sono stati diversi e addirittura segati per parcheggiare auto. Necessario un maggiore controllo per evitare che tutto il lavoro fatto per la pedonalizzare e rendere la piazza fruibile dai turisti sia vano. Ancora nel 2021 le regole vengono disattese. La consigliera Venturella, l'episodio è da circostanziare al periodo del lockdown, perché adesso che i locali sono riaperti la piazzetta è piena di tavole e ombrelloni dei due locali presenti e non più di auto. La stessa cosa è avvenuta anche in altre zone pedonali, come ad esempio Piazzetta San Giacomo La Marina, grazie all'inciviltà e alla mancanza di controlli. È necessario ripristinare paletti dissuasori, effettuare maggiore controllo e procedere alla rimozione delle autovetture. Alle ore 10.22 la consigliera Pitarrese lascia l'aula. Consigliere Socci segnala che da quando ci sono i paletti dissuasori, Piazza San Giacomo La Marina non è più utilizzata come parcheggio, quindi si deduce che quando si vuole si riescono a compiere pure miracoli e che i cittadini si abituano a non violare i dissuasori. Il presidente Nicolau comune che stamattina ha effettuato un sopralluogo all'architetto Chirco nella via Bambinai, dove un'ordinanza prevede il posizionamento dei paletti dissuasori per impedire il parcheggio serale abusivo e selvaggio. Contestualmente si è parlato anche dei paletti da ripristinare in piazzetta Mele e di quelli da installare in via Mele, vicino alle gioiellerie. Si è anche constatato che a Piazza San Giacomo La Marina sono state tagliate le catene e si è annotato il ripristino. Il presidente Nicolau propone poi in votazione la sostituzione in qualità di scrutatore della consigliera Pitarrese con la consigliera Vetrano, approvata alle ore 10.30 all'unanimità del consenso 8, con conferma degli scrutatori. Il presidente Nicolau, non essendovi altri interventi da parte dei consiglieri, pone in votazione la mozione al punto numero 14 all'ordine del giorno, a firma la consigliera Vetrano, avente per oggetto controllo in piazza Mele, area pedonale trasformata in parcheggio abusivo. Approvata alle ore 10.32 per appello nominale all'unanimità del consenso con conferma degli scrutatori. Presente e votanti 8, assenti 2, Castiglia e Pitarrese. Alle ore 10.33 lasciano l'aula i consiglieri Imperiale, Sorci, Tramuta, Venturella e Vetrano. Presidente Nicolau chiede di procedere con l'appello nominale per la verifica del numero legale, cui risultano presenti, oltre al presidente, consiglieri Randazzo e Valenti. 3. Assenti 7. Castiglia, Imperiale, Pitarrese, Sorci e Tramuto, Venturella e Vetrano. Vista l'assenza del numero legale, alle ore 10.34 rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 11.36 si riapre la seduta. Il presidente Castiglia chiede al segretario di procedere con l'appello nominale, cui risulta presente, oltre al presidente, il vicepresidente Nicolau. 2. Verificata la mancanza del numero legale, alle ore 11.37 si rinvia la seduta al giorno seguente senza ulteriore convocazione. Firma il segretario dottore Corrado De Prima e il presidente Massimo Castiglia e Antonio Nicolau. Prego, presidente Nicolau. Grazie, signor Rocco. Mettiamo in votazione il verbale da lei appena letto. Prego. Castiglia. Nicolau. Favorevole. Imperiale. Imperiale. Pitarrese. Pitarrese. Imperiale favorevole.
Vediamo favore. Pitarresi. Randazzo. Randazzo. Il microfono favorevole. Chiuso. Favorevole. Sorci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. I microfoni aperti. Venturella. Vetrano. Favorevole. Presidente, 7 favorevoli e 3 assenti. La consigliera Pitarresi e la consigliera Venturella non mi rispondono. Presidente, la Pitarresi non era scrutatore, o sbaglio? Allora dobbiamo annullare questa votazione perché dobbiamo sostituire la consigliera Pitarresi col consigliere Valenti. Quindi gli scrutatori che metteremo, diciamo, in votazione per la loro nomina sono Randazzo, Vetrano, Valenti. Prego, dottore Di Prima, sostituzione degli della scrutatrice. Votazione, prego. Castiglia. Nicolao. Favorevole. Imperiale. 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 Favorevole. Randazzo. Presidente. Consigliere Pitarresi è rientrata. Sì, ho avuto purtroppo un problema, no? Ho dovuto lasciare l'aula. Stavamo sostituendo il presidente Nicolà a proposito della sua sostituzione in qualità di scrutatore con il consigliere Valenti. Mi dispiace per l'inconveniente. Sì, favorevole. Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Vetrano. Favorevole. Presente. Sono 8 favorevoli e 2 assenti. La consigliera Venturella e il presidente Castiglia. Confermo. D'accordo, quindi gli scrutatori sono Randazzo, Vetrano e Valenti. Siamo d'accordo? Presidente, favorevole all'unanimità. Confermo. Scusate, io sono rientrata adesso. Ho avuto un crollo di connessione. Perfetto, ottimo. Allora, consigliere, quindi allora abbiamo detto Randazzo, Vetrano e Valenti. A questo punto possiamo mettere in votazione il verbale letto dal signor Rocco, prego. Il verbale è il verbale 96. Allora, Castiglia. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Torci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, 9 favorevoli e un assente. Confermo, presidente, favorevole all'unanimità. Presidente, io mi scuso, ma devo lasciare l'aula che ho un sopralluogo. Spero di rientrare tra poco. Vabbè, vediamo se riesco a dire che il verbale è stato approvato in condivisione con gli scrutatori Randazzo, Vetrano e Valenti. Mettiamo in discussione la mozione in ordine cronologico iscritta a quest'ordine del giorno del mese di maggio. Prego, signor Rocco, mi pare che sia la mozione numero 13? No, 16.
17 se non sbaglio io. Ah, 17, va bene. Non è che la tredici l'abbiamo accanto, no. No, no, guardi, io l'ho detto così perché sono un po' indietro. La 13 l'abbiamo accantonata, hai ragione di dire la 13, ma il ricordo l'abbiamo accantonata. Accantonata, vabbè. Perché la consigliera Pitarresi doveva fare un emendamento. La è stata fatta. La 15 pure, la 16 ieri, abbiamo da trattare la 17, Presidente. Grazie, signor Rocco, per la sua puntuale attenzione all'ordine del giorno. Prego. Grazie. Allora stiamo per trattare la mozione presentata alla consigliera Pitarresi che è al punto numero 17 degli atti ispettivi. La mozione ha per oggetto intervento in recupero per l'assistenza ai crociardi e alla prostituzione, intervento di pulizia, sanificazione e illuminazione in piazza 13 vittime dietro l'obelisco. Premesso che ho effettuato un sopralluogo nella zona sopraindicata e ho riscontrato proprio dietro l'obelisco un notevole degrado e un ambiente malsano a livello igienico-sanitario. Il luogo viene usato da crociardi come bagno pubblico e anche come luogo di prostituzione. Ciò si evince dai numerosi preservativi e dalle diverse feci. Inoltre i residenti lamentano preoccupati che nelle ore notturne la zona è molto pericolosa. Pertanto si chiede di intervenire ed aiutare i crociardi e alle donne che si prostituiscono a provvedere a un intervento di pulizia e igienizzazione del luogo, all'ordine pubblico e inoltre illuminare con le luci a terra il retro dell'obelisco. Impegna la presidenza della prima circoscrizione a attivarsi con attività sociali, polizia di Stato, RAP, RESET e altri uffici di competenza. Palermo 27 maggio 2021, firma Maria Pitarresi. Prego la parola a lei, Presidente. Sì, grazie signor Rocco. Io do subito la parola alla consigliera Pitarresi per trattare questa mozione che ha dei temi veramente delicati. Prego, consigliera Pitarresi. Sì, grazie Presidente. Quando avevo fatto il sopralluogo a fine maggio, vi avevo anticipato già questa problematica a Piazza 13 Vittime. Sì, come dice lei, ci sono diversi interventi abbastanza delicati. Quello più evidente è che segnalano preoccupati i residenti e i diversi cittadini che attraversano e vivono questo luogo, la presenza di clochard che hanno fatto proprio casa. Questo è diventato un luogo dove loro mangiano, dove risiedono, dove fanno i loro bisogni proprio dietro Piazza 13 Vittime. Ho trovato dei luoghi molto malsani, Presidente, c'era di tutto. C'erano feci, c'erano anche da dove si evince proprio la presenza della prostituzione, diversi preservativi sparsi, e con mosche, insetti che proprio erano proprio nell'aria là, proprio là vicino, con il clochard che stava lì tranquillo, veramente in condizioni disumane. Vi dico soltanto che mentre ero lì si è calato i pantaloni e ha fatto la pipì tranquillo. Io mi sono dovuta girare senza lui badare che eravamo lì e stavamo facendo, ero lì insieme anche ad altre persone e stavamo facendo questo sopralluogo. Quindi sono persone queste che hanno bisogno veramente di serio aiuto, Presidente. Vedere queste persone lasciate così in questa maniera veramente fa male. E con tutto quello che si va a creare nella zona, che le persone sono molto, molto preoccupate. Di sera mi fanno presente che ci sono donne che si prostituiscono. È arrivato un certo orario, mi riferisco a coprifuoco, non coprifuoco, ci sono dei movimenti abbastanza preoccupanti, e che anche ritornare e transitare in quel punto a determinati orari è molto pericoloso. Quindi questo posto va attenzionato in una certa maniera,
con le attività sociali, con la RAP, con una buona pulizia e sanificazione. Occorre mettere un'illuminazione dietro proprio l'obelisco antico e cercare in tutte le maniere di recuperare queste persone che sono lì, con un intervento anche, credo che sia quello anche efficace, della Polizia di Stato, perché questo punto ha bisogno anche di essere controllato in una certa maniera. Io spero che le attività sociali si occupano di queste persone che sono posizionate là, ma anche delle donne che stazionano in momenti diversi, si cercano di aiutare e si trovi una situazione, che veramente il comune in questo sia pronto e non dorme in qualsiasi maniera, perché sono persone che hanno bisogno di aiuto. Il consigliere Sorci sollecitava Porta dei Greci di recente a Piazza Calza, e qui veramente è una situazione che lì è peggio, perché lì proprio hanno fatto proprio casa, c'è di tutto. È qui però una situazione che ovviamente non possono fare casa, ma è una situazione comoda, perché c'è una buona sorta di la base dell'obelisco che fa d'appoggio con, e quindi che consente determinate attività. Quindi spero che venga presto preso un provvedimento e che si possa cercare di risolvere la problematica sia per queste persone che stanno lì, sia per tutta la cittadinanza, ma anche per andare a recuperare e dare la giusta dignità all'obelisco, che lì stiamo parlando di un punto storico e di anche una zona che è rappresentativa per la nostra città. Grazie Presidente. Grazie consigliera Pitarresi. Interventi sulla mozione della consigliera Pitarresi, prego colleghi. Presidente, posso? Prego consigliera Vetrano. Sì, Presidente, sarò molto sintetica. Certo, è impossibile non essere d'accordo alla mozione presentata dalla collega Pitarresi. È chiaro che dare ordine, fare un po' più di controllo ed evitare tutto quello che ha appena narrato la consigliera, diciamo che non farebbe altro che dare dignità alla nostra città. Dignità purtroppo forse a queste persone che è evidente che sono delle persone sbandate. Ma soprattutto darebbe sicurezza ai cittadini e alla gente che si trova lì magari per caso, perché fa una passeggiata, perché percorre quel tratto di strada per entrare nella propria abitazione. Per cui io mi auguro che realmente si realizzi qualcosa. Devo dire che queste persone diciamo hanno trovato un posto, un luogo veramente poco ideale, perché diciamo alloggiare o bivaccare proprio diciamo vicino il monumento, in una piazza enorme, sotto gli occhi di tutti, e addirittura insomma prostituirsi, mi sembra diciamo che sia il massimo della sopportazione. Ci vuole dignità per tutte cose. Io mi immedesimo soprattutto nelle persone che vivono lì e che sono costrette a vedere questo scempio. Mi auguro veramente che ci siano dei controlli e che si prenda soprattutto un provvedimento definitivo e risolutivo, Presidente. Grazie. Grazie consigliere Vetrano. Interventi, prego colleghi. Sì, Presidente. Prego capogruppo Salvatore Sorci. Sì, grazie Presidente. E dico, qua è certo è un problema per la città e per i cittadini. Io comprendo perfettamente qual è il bisogno di questa gente che è costretta a vivere in queste condizioni. Però questa gente, che io ti ripeto, sono d'accordo che meritano tutta la nostra comprensione, sono coloro i quali poi si rifiutano di andare in un centro dove possono essere accolti con tutto ciò che serve per fare una vita migliore. Quindi quasi ci costringono ad accettare la loro maniera di
comportarsi, cioè le loro esigenze noi le dobbiamo rispettare e invece noi dobbiamo fare finta che tutto ciò che vediamo non accada solo perché questa gente ha bisogno di aiuto psichico, psicologico, eccetera, eccetera. Dico, non so se questo è giusto e se è possibile, però se è così che si vuole che la città vada, bene, facciamo che sia così che vada. No, io non lo condivido, però è così, benissimo, facciamo in modo che questa gente viva, che faccia i propri bisogni per la strada, che abbia le casupole di cartone e il legno, che mangi per la strada, facciamo tutto ciò che vogliono. Però non dobbiamo condividere, perché se non avessero la possibilità di stare in un posto migliore, e allora io sarei un infame a pretendere che questa gente non viva da nessuna parte. Ma siccome a questa gente viene data la possibilità di vivere in una situazione certamente più decente, è giusto che questa gente ubbidisca e ringrazi, perché è così che devono fare. Perché noi questa gente abbiamo il dovere di aiutarla, ma abbiamo, non abbiamo il dovere di sopportarla in queste condizioni. Grazie Presidente. Grazie a lei, prego interventi colleghi. Sì Presidente, sì, Presidente, chiedo l'intervento Presidente. Sì, dopo la il capogruppo Venturella, consigliere Valenti, prego certo, capogruppo Presidente. Venturella. Sì, Presidente, è una situazione davvero drammatica, drammatica che ci pone davanti ovviamente a necessità, bisogni da più parti, a seconda di quale, con quale ottica ovviamente la guardiamo, possiamo dare un nostro parere. Io sono, dico, contenta e spero che non sia soltanto retorica, quello di assolutamente non attaccare e non indignarsi soltanto per il decoro, perché purtroppo siamo davanti a drammi umani. Come dice il consigliere Sorci, dovrebbero ringraziare queste persone, ma sono persone che vivono dei disagi sociali pesanti. Io non so se lui abbia mai avuto a che fare con persone con disagio psichico e sociale. Non è così facile o scontato dire prego accomodatevi, vi diamo una residenza comoda e dovreste ringraziarci per quello che stiamo facendo. Non è assolutamente scontato, è davvero difficile. E così come, dico, questo è un caso sicuramente, quello che ha descritto il consigliere Pitarresi, non è un bello scenario per nessuno, per chi lo vive, per chi lo subisce. Ma ci sono delle situazioni in cui bisogna sapere, e infatti io chiedo veramente che, non so se è stato fatto, andrò a guardare con attenzione, è stata fatta richiesta di incontro con comunque responsabili delle attività sociali, anche per avere contezza di quelli che sono relazione che il comune ha, e ha, se l'ha, cioè non è che è un'ipotesi, con il disagio sociale dei clochard per strada. Parliamo anche di quello di Porta dei Greci, che è ribaltato su tutti i social in maniera, a mio avviso, insomma, veramente indecente, diciamolo, perché ci sono degli sguardi, diciamo, dall'alto al basso, che non tengono conto e non paventano invece la realtà e le azioni che si fanno. E la situazione è veramente molto complessa, e ricordiamoci che stiamo vivendo da un anno e mezzo una pandemia, e secondo voi gli ultimi non ne risentono in maniera ancora più amplificata? Quindi io chiedo anche per noi stessi e per i cittadini che ci ascoltano di avere delle risposte su quelle che sono le azioni, le difficoltà, raccontarci la storia di quello che può essere un percorso fatto da un gruppo di assistenti sociali o dell'assessorato o di anche volontari, associazioni varie che si relazionano con il mondo dell'abbandono sociale. Poi per il resto è giusto che non si abbassi la guardia, che ognuno faccia la propria parte. Ho concluso, Presidente. Grazie capogruppo Venturella, parola al consigliere Antonino Valenti, prego. Sì, grazie Presidente. Dico, queste sono cose che dispiacciono, Presidente, fanno stare male. Dico, mi auguro veramente che queste persone possano essere aiutate da chi di competenza, Presidente.
E poi giustamente, se non volessero accettare gli aiuti, Presidente, è giusto prendere un provvedimento anche per la sicurezza e tutto il resto riguardo i residenti che abitano in questa via, Presidente Piazza. Mi auguro che si risolva il problema più presto, Presidente. Voterò a favore per la mozione. Ho terminato, grazie. Posso, Presidente? Interviene consigliere Randazzo. Grazie, Presidente. Questo è veramente un dramma e vorrei solo dire che se c'è qualcuno che ci ascolta, Presidente, prenda a cuore seriamente a cuore questa brutta situazione, perché sinceramente è veramente brutta. Non voglio essere ripetitivo quanto detto dai colleghi, sono d'accordo con loro e la voto favorevole, Presidente. Grazie. Interventi, prego. Allora, se non ci sono altri interventi, io ho un piccolo pensiero da volere, diciamo, condividere con voi. Dei temi all'oggetto della mozione, voglio fermarmi su, per quello che riguarda la facilità, il fenomeno, il trend, la moda, non so cosa sia, che è quella di atti osceni in luogo pubblico. Ovvero sia la facilità di servirsi dei bisogni fisiologici con una facilità estrema per strada. Io credo che questo non sia un fenomeno solo ed esclusivamente legato a chi ha dei problemi psichici e quindi o chi vive in una situazione di difficoltà come i clochard. Io credo che ormai sia una moda. Io credo che molti giovani la sera, soprattutto dopo aver bevuto non so quanti litri di birra, non so che cos'altro, hanno questa esigenza dei bisogni fisiologici e quindi c'è questa facilità ad utilizzare le strade, i marciapiedi o gli ambulatori medici come quello di via Alessandro Manzoni per fare quello che ritengono più giusto fare nel momento in cui hanno questo bisogno fisiologico. Io vorrei capire qual è l'ultimo articolo giornalistico letto da ognuno di noi, da qualcuno di noi, che ci racconta di una sanzione per atti osceni in luogo pubblico. Io non mi ricordo sinceramente di averli letti, almeno negli ultimi anni non ne ho letto proprio. E questo che vuol dire? Che è purtroppo la carenza della polizia municipale ha anche questo problema. Perché la circoscrizione che è il luogo deputato a sollevare tematiche e a chiedere interventi non riesce a ricevere risposte perché c'è una carenza di personale. Perché sarebbe meraviglioso se tutto quello che noi stiamo discutendo in questo momento e quindi successivamente poi deliberato dalla circoscrizione fosse sul tavolo del comandante nei prossimi giorni e si potesse fare una task force in favore di controlli, quantomeno su quello che io ho appena finito di dire, sugli atti osceni in luogo pubblico. Ma purtroppo sappiamo benissimo che via Manzoni, e piazza 13 Vittime e altre zone del centro storico vengono sistematicamente vandalizzate anche sotto questo profilo. Io non ho altro da aggiungere, chiedo ancora una volta se c'è qualche consigliere o la consigliera Pitarresi che ha necessità di replicare qualcosa e dopo di ciò mettiamo in votazione la mozione. Prego, consigliera Pitarresi. Presidente, penso che la situazione sia chiara ed è veramente grave. Per tutti, a livello proprio, a livello generale, per tutti. No, non voglio aggiungere nient'altro. Questo è il problema che porta lei, il discorso del bagno pubblico, di questi atti osceni. Lo trovo due problematiche differenti, questi dei clochard, dai ragazzi urinano dopo aver bevuto. Sono due situazioni completamente differenti, però c'è questo fenomeno che abbiamo i quartieri
puzzolenti e sporchi, si può dire, per lo più magari nei fine settimana, ma anche durante la settimana. Veramente ci vuole molta pulizia e sanificazione, e questo tipo di atteggiamenti, soprattutto nei ragazzi, occorre vederlo soprattutto da un lato più che altro sociale, aiutarli in una certa maniera e fare capire in un altro modo. Ben diverso il problema dei clochard, perché là c'è un problema serio a livello proprio psichico, perché io le dico, l'ho vissuto io, era tranquillo, per lui c'eravamo, non c'eravamo, era la stessa cosa, lui era nel suo mondo, e le dico, non aveva bottiglie in mano o non aveva bevuto, quindi c'era un problema diverso, secondo me proprio a livello mentale. Quindi sono delle situazioni ben diverse, però un fenomeno che in città c'è, quello di urinare per strada così liberamente e fare anche altri atti. Grazie, Presidente. D'accordo. Allora, mettiamo in votazione la mozione. Prego, signor Di Prima, dottore Di Prima. Castiglia. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Terresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Torci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Petrano. Favorevole. Presidente, 8 votanti, 8 favorevoli. Confermo, Presidente, favorevole all'unanimità. Confermo. Castiglia Imperiale. Va bene, allora la mozione è stata approvata in condivisione con gli scrutatori Randazzo, Valenti e Petrano. Andiamo avanti con l'ordine del giorno, prego. Presidente, chiedo scusi. Prego, prego. Presidente, lascio l'aula un sopralluogo e sono scrutatore. Grazie. Arrivederci. Allora dobbiamo... Presidente, sono tramuto, mi perdoni, anche io lascio l'aula, sono in una riunione. Una buona giornata. Buona giornata. Allora dobbiamo sostituire il consigliere Randazzo, mi pare di capire. Presidente, mi perdoni, lascio anch'io l'aula. E allora, buongiorno anche sono la Petrana. Sono scrutatrice. Perfetto. Grazie, allora, buon proseguimento. Io chiedo al dottore Di Prima la verifica del numero legale. Prego. Subito. Castiglia. Nicolao. Presente. Imperiale. Pitarresi. Presente. Randazzo. Torci. Presente. Tramuto. Valenti. Presente. Venturella. Presente. Petrano. Presente, 5 presenti e 5 assenti. Confermo. Constatata l'insufficienza del numero legale, la seduta slitta di 60 minuti, così come del regolamento vigente. La seduta verrà riaggiornata alle ore 11.35 e non verrà interrotta la videoregistrazione. Grazie, a dopo. A dopo. A dopo.
Rocco, salvo. Dimmi, Corrado. Chi c'è che io vedo là, il capo Ventrella? No, no, aspettiamo, è forse il presidente, mi ha telefonato poco. Ah, va bene, ok, aspettiamo. Aspettiamo qualche minuto ancora. Va bene. Sì, dottore Militello, chi c'è? Dottor Di Prima. Sì. Sì, buongiorno, io sono. Possiamo procedere con l'appello, grazie. Prego. Allora. Castiglia. Presente. Nicolao. Periale. Pitarresi. Randazzo. Sorci. Tramuto. Valenti. Venturella. Presente. Vetrano. Presidente, due presenti e otto assenti. Allora, vista l'assenza del numero legale, il consiglio è rinviato a domani. Una buona continuazione, buona giornata. Buongiorno a lei. Buongiorno. A domani. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno.